Presidente Chiodi, si può pagare l'IMU al 50% sulla casa dello studente su un palazzo distrutto in centro? No, decisamente no. Quindi questo sarà una cosa che bisogna evitare a tutti i costi, ma c'è la volontà già di evitarla. Noi su questo abbiamo lavorato col governo nazionale. Presto arriverà la norma che diciamo farà giustizia di questa che sarebbe una forte ingiustizia.